I progressi dell'ENI sottolineati dall'onorevole Fanfani. A Metanopoli, il Presidente del Consiglio, accompagnato dai ministri Boe e Zaccagnini, partecipa alla celebrazione della festa di Santa Barbara. L'ingegner Mattei conferma in questa occasione la volontà dell'ENI di lavorare per la rinascita del Mezzogiorno, per colmare il profondo divario economico e sociale fra Nord e Sud e per collaborare allo sviluppo dei paesi mediterranei rimasti indietro e quindi sollecitati a riguadagnare il tempo perduto. Alla cerimonia per la premiazione dei lavoratori anziani del gruppo ENI, Mattei traccia un quadro dell'attività dell'ente nel 1961. Il ministro Bo pronuncia parole di elogio per i dirigenti e le maestranze. Dopo di lui prende la parola l'onorevole Fanfani, il quale promette di affiancare gli sforzi dell'azienda di Stato che conta oggi 34.000 dipendenti e 30.000 operai indiretti, sostenendoli e difendendoli all'interno e all'estero.